siamo a Milano, negli uffici di PFC, che è il Family Office, che in italiano sarebbe l'ufficio della famiglia, ma in realtà è una struttura sociale che gestisce il patrimonio del ramo della famiglia Marzotto, di cui io faccio parte. Una famiglia la cui ricchezza viene sicuramente dalle capacità e dallo spirito imprenditoriale di più generazioni, ma anche dalla collaborazione col territorio e dalla possibilità di creare questo valore dentro alle istituzioni di questo territorio. È proprio per il riconoscimento alla democrazia dentro la quale questo patrimonio è stato creato, è stato cresciuto, che ho firmato una lettera all'inizio di quest'anno, che è stata presentata a Davos, dei Millionaire for Humanity, che richiedeva ai governi del mondo di aumentare le tasse per quelle persone che possono permettersi di pagare di più. In questo senso, attraverso una ridistribuzione più equa della ricchezza si possono raggiungere degli obiettivi sociali e climatici che sono un'urgenza oggi nel nostro mondo. Io posso accumulare quanto voglio, ma se tu, il mio vicino e il vicino del mio vicino sono in sofferenza, non c'è nessuna vittoria per me, c'è una perdita per tutti. Nella mia carriera ho cominciato i primi 5 anni con questo atteggiamento rispetto al mio patrimonio. Non volevo sapere che ci fosse, volevo pretendere che non ci fosse, non volevo che le persone intorno a me lo sapessero. A un certo punto la realtà di quel patrimonio ha cominciato veramente a bussare alla porta, con da parte mia una sensazione di non l'ho creato io e devo mantenerlo. Quindi lo vedevo un po' come una patata bollente che mi era stata passata e che dovevo passare alle generazioni successive. È stato poi che ho scoperto l'esistenza degli investimenti a impatto sociale e quello mi ha aperto una finestra, un mondo, perché oggigiorno si può investire non soltanto facendo soldi coi soldi, ma creando valore, un impatto che sia un impatto sociale o un impatto climatico. E in questo senso questa è quasi una lezione biblica dei 3 soldi che vengono dati, che uno lo sotterra. Io stavo in qualche modo per sotterrare quel patrimonio passandolo semplicemente, invece l'ho messo a lavorare nell'idea di dire posso creare valore in questo passaggio e se non lascerò i miei figli ricchi quanto me o più ricchi di me, forse spero di poterli lasciare con un mondo migliore.